Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video dedicato alla YouTuber Summer Cup. Oggi è 18 agosto, la Summer Cup è finita ormai da quasi 20 giorni, è stato un torneo bello combattuto, alla fine ha vinto l'Inter per la seconda volta di fila, ma con un Milan che fino all'ultimo ha dato filo da torcere agli avversari. Tra l'altro Milan e Inter, come sapete se mi seguite su Instagram vi consiglio di farlo, le ritroveremo per la prima giornata della YouTuber League, questo nuovo campionato di YouTube Italia di cui vi ho parlato in un video dedicato, e questa è la locandina, se vogliamo, della prima sfida. Si gioca a Milano il 29 agosto, poi uscirà il video su YouTube, ovviamente ci vivremo l'evento insieme, quindi se siete di Milano venite lì perché ci divertiamo tantissimo. Però adesso partiamo, adesso parliamo dei gol più belli della YouTuber Summer Cup, facciamo un passettino indietro di 20 giorni. Come lo scorso anno ho deciso di non creare una mia classifica, perché vi dico, non volevo fare un torto a nessuno, ma soprattutto i gol sono veramente molto belli. E quindi mi sono detto, facciamo così, io ve li mostro in ordine cronologico, dal primo, quindi dalla fase a gironi, fino all'ultimo che magari è in finale, e poi sarete voi a scrivermi qui sotto nei commenti qual è il vostro gol preferito. E visto che ormai va di moda TikTok e su TikTok si fa di tutto, se avete TikTok fate tanti edit con la vostra classifica, quindi createla lì con i gol, però non che scegliete voi ma che vado ad inserire io in questo video. Possiamo metterci comodi, quindi mi raccomando, attenti, godeteveli tutti quanti, fatemi sapere poi se secondo voi ne mancava qualcuno, ma soprattutto vi ripeto, ditemi qual è il vostro preferito e fate la vostra classifica sia qui nei commenti se volete che su TikTok taggandomi. Ora possiamo partire, buon divertimento. Intanto Lazza sul lancio di Pierino Bonolis! Golazzo di Davide Bonolis! Con il numero 2, Davide! Bonolis! Davide! Bonolis! Davide! Bonolis! La palla al centro, un'ottima giocata, peccato per l'esecuzione. Dall'altra parte Rudy Zlatan. C'è sulla sinistra Federico da solissimo, ancora Rudy, la palla per Fede! Federico Marconi! Dai cazzo! Eccolo qui! È assegnato per la Roma con il numero 7, Federico! Marconi! Federico! Marconi! Federico! Marconi! Che la ripassa a Matthew, occhio sulla fascia sinistra, Brogna c'è, bellissimo giocata di Matthew che supera Brogna, supera Samuel e la mette dentro, golazzo di Matthew, mamma mia, che Napoli, che Napoli! Sesto, la palla al centro, gol! Che gol di DC System, signori! Gioco di corte, la palla per ZV. Toselli, la sponda per Nicolas. Ha segnato la Juventus. Occhio che intanto c'è Crispo Morbido. Gol meraviglioso di Simone Crispo, che ci sta prendendo gusto. 1-0, 1-0 per il Napoli. Crispo, ha chiuso Gnabry, che riparte ancora, Gnabry, eccolo, il gol dell'Inter per mettere Pepe sul finale di partita, lo segna il capitano e lo fa bellissimo. È liberissimo Stramacci, qui sulla sinistra, Sespo anche sulla destra, Sespo con un gioco di sola, Sespo! 3-1 Lazio! E si toglie i pantaloni, ma che fa? Ma che sta a fa? Questo è rosso, arbitro, rosso diretto. Signor arbitro. Giallo. Occhio, ci prova Cobianchi, è un botta e risposta tra portieri. La palla non ancora è uscita. Antoine. Ancora Antoine, lo vuole rifare Antoine! Antoine! Eccolo! Antoine! Eccolo! Antoine! Eccolo! Sfogliati! 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 Subito! La Juve è arrivata al secondo posto anche grazie alle sue parate contro Roma e Lazio. Occhio a Chinosci dentro. Tatino! 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 Tatino!
silenzio un attimo, perché ha segnato il capitano con la maglia numero 7, Ta! 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 Volta a Tino, ragazzi. Occhio perché ripartono ancora i rossoneri con Samuel. Solo contro due, sta arrivando Steve a sinistra. Samuel va sul destro, Samuel fino in fondo. Samuel ancora! Non è possibile però! Ma chi è questo? 8-2 per il Milan. Great. Adesso perché, attenzione perché la partita si può incattivire. Cancun! Con Dispa! L'aria presumito! 3-1! Loredano, tutto l'orgoglio partenopeo che però manca fin qui. Occhio a Samuel che prova l'esterno da fuori. Che gol! Che gol! Che gol! Dio Samuel! Che cosa abbiamo visto? Non per niente! Il pallone d'oro di YouTube Italia! Mette la firma, si toglie la maglia! Milan in finale! Milan in finale! Pierino, giocata! Pierino! Una giocata divina! Divina! Savage. Occhio alla puntata di Savage che ha segnato un gol pazzesco! 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 Fenomeno! Poi ricomincia male perché regala il pallone a Crispo. Gigi, 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 ha idee diverse, è ripartito in area. Gigi! Italo di prima, trovare Gnabry. Finta sull'azza, destro! Del capitano! E andiamo! Va detto sportivamente. E questi erano i gol più belli dal mio punto di vista, ma anche dal vostro, perché in un box di domande su Instagram vi ho chiesto quali sono i gol che non possono mancare e più o meno c'erano tutti questi. Quindi io li ho soltanto selezionati, ve li ho mostrati e adesso sta a voi, ripeto, creare la vostra classifica e dirmi quantomeno qual è il vostro gol preferito. Perché io devo andare a preparare le telecronache del weekend, che saranno due. Commenterò sabato Osasuna Cadice alle 17.30 e domenica commenterò Athletic Bilbao Valencia. 17.30 anche domenica, sempre su DAZN, come domenica scorsa, quando vi ho raccontato la prima partita in Liga d'allenatore di Rino Gattuso. Parte Soler, palla da una parte, portiere dall'altra, ci pensa il 10 a dare il benvenuto in Liga a Gattuso, 1-0 per il Valencia. Ma comunque il video è finito ragazzi, gli appuntamenti prossimi li conoscete, YouTuber League su Milano il 29 agosto vi aspettiamo tutti al centro sportivo Bettinelli, poi ovviamente qui su YouTube con nuovi contenuti e tra noi ci sentiamo anche su DAZN. Un bacione, never give up e alla prossima, ciao!